Scandale, 21 settembre 2011, nella sala consigliare del comune di Scandale c'è un incontro tra sindaci e amministratori per esprimere vicinanza al sindaco Vasolino di Scandale, il sindaco Daniele Vasolino, il quale stanotte è stato bruciato dall'automobile. Quindi io penso che sia necessario. Sta intervenendo l'onorevole Sullo. Questi passaggi e cercare di dare una continuità alla reazione. Perché c'è una cosa, per chi è una foto, sapete, io con l'intervista di Pasquale Aperanza, guardate, mi ha toccato, non ho mai ancora di chiamare. Ho visto l'altro giorno, l'ho tracciato. No, perché mi ha proprio, perché come lui ha parlato di male male sua, no, dico ma guarda là se è possibile che, no, sono un paese di umbriati, che cazzo di interesse ci può essere, non capisco, cioè, solo perché magari ha detto che no, ha una cosa, che lo sa, insomma no, quindi è una cosa davvero inaccettabile, e io penso che tutte le istituzioni hanno registrato, e poi c'è un momento di difficoltà come prima diceva Peppino, anche questo qui, spiegare con più forza alla gente, che la situazione che vivono oggi l'amministrazione fortuna ha detto anche no. Magari chi si aspettava, cosa aspetto qui col concepolo, la concepolo, no, magari mandazione in consulta, no? E anche lì l'azione educativa, proprio di quasi come succede in una famiglia, chi sta in associazione accademici, tutti insieme gli avanzi, no? Questa è una funzione pedagogica, diciamo, della politica, dell'istituzione, secondo me bisogna portarla avanti. E siccome davanti a questa manovra ho visto una reazione di tutte le parti, c'è stato un sindaco di Roma che siccome diretta ha giustificato atti di taglia comune, perché io non posso dare risposta, se è pensato di tagliare lui, ha reazione, subisce lui ha reazione, perché di fronte poi il sindaco non è presentare il giorno con l'assessore quando era solo un nuovo consigliere regionale, cioè è un sindaco perché che ha un primo impatto da prima. E quindi può involgere anche la gente in queste difficoltà e capire e tutti insieme le dobbiamo affrontarci. Quindi, siccome siamo in piccole comunità, ossia a Roma, questo lavoro può essere, diciamo, utile. Ecco, io in questo senso dicevo che bisogna farla, svolgerla questa cosa, perché è davvero brutta. Poi l'ultima cosa che volevo dire, chiudo, è la famiglia, perché poi è la cosa che più lascia male, perché ognuno di noi con più forza, chi con più, forse anche chi con più incoscienza, accetta di svolgere un ruolo e lo svolge in un certo modo, e tutti i giorni è preso il bisogno di dare risposta alle varie situazioni che si pongono, e quindi alla fine affronta anche queste cose in un certo modo. Ma chi sta a casa, la moglie, i figli, no? Che sanno che il marito, il papà, sta svolgendo quel ruolo, non la vive come noi, la vive in modo diverso. Quindi anche questo, secondo me, è un fatto importante, di far sentire tutta la solidarietà e intanto dei colleghi, quello di questa sera mi pare abbastanza chiaro, ma anche più in generale, diciamo, ai davanti loro, al giorno, queste non è saccato, non è sono spiegato. Non posso dare la solidarietà a nessuno.